Ciao a tutti, scusate ma proprio non ce la faccio. L'altro giorno su LinkedIn ho visto che un commento di una persona che dice, un articolo di giornale, dove dice che non c'è cultura assicurativa in Italia, bisogna aumentare la cultura assicurativa in Italia, e uno dei motivi è perché manca la digitalizzazione. Allora, calmiamoci. Purtroppo tanti, per professione, devono raccontare delle cose per vendere i loro prodotti. Quindi c'è chi vende che è importante la tecnologia, la digitalizzazione, l'insurtech, il futuro è quello, no? A parte i fallimenti che hanno avuto. E altri che dicono no, il futuro è risk management, perché il cliente deve sapere, tu devi sapere, via dicendo. Purtroppo non è così. Dico purtroppo, nel senso, è giusto studiare la digitalizzazione, giustissimo, è fondamentale, deve essere la base, il risk management di qualcuno, ma è ancora più importante che nessuno ne parla, ma perché forse non si guadagna, è studiare bene le condizioni di polizza. Ancora di più, dico, studiare la giurisprudenza, studiare le sentenze di Cassazione. La giurisprudenza dove è andata sulla liquidazione dei sinistri, anche di questo però nessuno ne parla, forse perché anche qui non si guadagna, perché ricordiamoci, al cliente non interessa avere un bel prospetto risk management, una bella polizza, al cliente della bella polizza non gliene frega niente. Lo so che dice, come cosa stai dicendo però? È così, nessuno dice, oh che bella polizza che ho, ho fatto una bella polizza. Sapete quando lo dice invece? Quando si liquida il sinistro. Quindi ecco, fare bene la polizza, ma soprattutto sapere anche gestire il sinistro, sapere la giurisprudenza, sapere quella condizione, cosa vuol dire, come si applica, come non si applica, diventa ancora più importante. Per cui è giusto studiare anche questo. Ma tutte queste cose che sono fondamentali, che le do per assodate, le do per scontate, come le do per scontato l'etica, l'essere onesto. Non mi sembra assurdo fare un corso sull'etica e essere onesto. Mi auguro e spero che sia una base che ci sia per tutti. Tutte queste cose qui da solo non fanno far polizze. Perché non ho mai visto un cliente entrare in ufficio e dire faccio la polizza soltanto se c'è la firma digitale. Ho un cliente che mi suona alla porta e mi dice: mi fai un'analisi dei rischi della mia azienda, perché non, proprio se non me la fai non riesco a far polizza, ho bisogno di fare questa cosa qua. Nessuno te lo dice. Ecco che quindi quando si parla di cultura assicurativa bisogna partire da altri presupposti, completamente altri. E sapete qual è il primo presupposto? La fiducia. Se non c'è la fiducia, non si può creare nessun tipo di relazione. La mia firma digitale, la mia analisi dei rischi, la mia competenza tecnica divina sulla liquidazione di sinistri sarà pari a zero perché ho dall'altra parte una persona che non ha fiducia. Quindi la fiducia come si conquista? Si conquista sicuramente con la professionalità e la si dimostra. Ma per arrivare a quello, te lo deve concedere il cliente. Ah, tu liquidi benissimo i sinistri, ma se il cliente non ti riceve, non ti fa fare la polizza, non arriverà neanche mai al sinistro per vedere come sei bravo a liquidare i sinistri. Lo stesso per fare un'analisi dei rischi. Se il cliente non ti vuole parlare o non ha fiducia di te, qualsiasi analisi dei rischi gli farai, per forza lo fai, è un tuo interesse, chissà cosa ci guadagni, voi assicuratori siete i soliti ladri, le cose piccole, le cose che già sappiamo, ok? Quindi ecco che bisogna partire dalla fiducia. E la fiducia sappiamo che è una cosa molto difficile da conquistare. Bisogna conquistarla passo passo, gradino per gradino, centimetro per centimetro, come la famosa domenica, dove per centimetro dobbiamo conquistare la nostra vittoria. Ecco, la stessa cosa va fatta con la fiducia, quotidianamente, con tante piccole cose. Quindi la professionalità è importante perché è la nostra base del sapere, di avere tutto, per cui vi invito a studiare anche sicuramente davvero
come vi dicevo, che nessuno me li fa magari corsi sulle liquidazioni dei sinistri, su queste cose qui sono ancora più importanti. Tutti i regimi card servono per essere veloci, per formare la vostra rete nel miglior modo possibile, che il cliente vuole quello. Ma bisogna studiare un'altra cosa, come conquistare la fiducia. E qui ci possono aiutare le neuroscienze, il marketing. Questo è fondamentale, come far sì che il cliente si predisponga in una maniera positiva verso di noi. Quindi investiamo prima su quello, poi tutto sul resto, ok? Non facciamoci sviare da chi fa dei report perché deve guadagnare, o chi ti fa dei corsi che deve guadagnare e per cui deve dire certe cose, è obbligato a dire certe cose. Però appunto non facciamoci fregare da un marketing che ci svia. Pensiamo esattamente a dove vogliamo andare e pensiamo che cosa ce n'è bisogno. E credo che convenite con me che la prima cosa che c'è bisogno è la fiducia. Un cliente che ha fiducia di voi vi fa parlare. Anche voi avrete dei clienti con un'ottima relazione e che quando li parlate vi ascoltano. E avete dei clienti che invece non riuscite a contattare perché non vi fanno neanche parlare. Ecco, bisogna lavorare su queste cose, bisogna aumentare i primi il più possibile. Ciao, alla prossima! Mettete mi piace e seguiteci su YouTube, su LinkedIn, sul marketing assicurativo. Ciao!